una sconfitta, però insomma abbiamo rotto il ghiaccio. Sì, diciamo che è valso a poco, però era importante per me, per il morale, per tutto. Peccato, come ho già detto, è valso a poco. Passo poco, però insomma hai rotto il ghiaccio, sei tornato in campo dopo un periodo di assenza, insomma adesso ci sono altre partite, voglio dire, tra l'altro inizia anche un filotto di partite importanti. Sì, sì, purtroppo ho avuto questo problema che mi ha tenuto fuori anche più di quanto pensassi, però ho sempre lavorato testa bassa e adesso sto bene e cerchiamo di fare il meglio possibile ad aiutare la squadra a rimanere queste posizioni. Insomma, siete primi ancora e adesso insomma è ora di difendere questo primato con le unghie e con i denti. Sì, anche perché inizia un bel filotto adesso, Triestina, Piacenza, San Benedettese, Vicenza, quindi non sarà facile, però siamo un'ottima squadra e secondo me se ci caliamo con la mentalità giusta possiamo fare ottime cose. Hai segnato, sei subito andato a centrocampo perché insomma la voglia era tanta di fare almeno il 2-2, potevate anche riuscirci, solo un'interpretazione dell'arbitro non proprio correttissima, però insomma la voglia c'è, l'entusiasmo c'è, è un gruppo anche che da più parti si dice vincente. Sì, sì, no, abbiamo provato di tutto per cercare quantomeno il pareggio, purtroppo certe decisioni non sono state all'altezza, però non vogliamo sicuramente tirare in ballo l'arbitro, non abbiamo fatto sicuramente come le altre partite, però adesso impareremo dagli errori e le prossime tireremo fuori quello che abbiamo sempre dato. Rientrare in campo, che sensazione è stata lì davanti, come sei trovato? No, bene, bene, anche perché adesso sto bene, sono più sciolto, quindi per i tuoi compagni mi sono sempre trovato bene, siamo un gruppo eccezionale, anche gli stessi compagni di reparto ci troviamo molto bene e vediamo, dai. Papà, aspetti i tuoi gol allora. Anch'io li aspetto da tanto. Facciamo un po' un riassunto delle puntate precedenti. Tu sei arrivato, hai fatto subito qualche minuto. Che tipo di problema hai avuto? Forse anche legato alle vecchie preparazioni che avevi fatto? Si diceva... Allora, sono arrivato e ho avuto questa specie di pubalgia. Purtroppo io arrivavo da Pisa, che avevo fatto altri lavori fisici, carichi e così. Mi sono sempre allenato, anche l'avevo sempre detto, ho fatto tutti gli allenamenti. Tutte le partite, ho giocato una settimana prima 90 minuti col Bologna, quindi non lo so cosa possa essere successo, purtroppo è successo e ci siamo messi sotto e adesso sono recuperato. Il rovescio della medaglia, con pochi minuti all'attivo hai già fatto un gol, per cui sì, vabbè, non era così buona, difficile, diciamo. Farlo, però come si dice sempre bisogna essere lì al posto giusto, no? Infatti, però dai, adesso pensiamo a Trieste, alle prossime partite e cerchiamo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto. Purtroppo sabato siamo incappati in questa sconfitta che ci può anche stare. Darei oro per ogni 9 partite perderne una, vinci il campionato. Però adesso testa bassa, pedaliamo, sappiamo che abbiamo fatto degli errori e da quelli trarre le cose giuste. Sempre restando in questo, e con la premessa che sono 7 vittorie e un pareggio prima della sconfitta, è stata una settimana uguale alle altre? C'era più attenzione, più determinazione, ancora qualche scoria da eliminare, o è stata una settimana come le altre? Questa? Ma certo, adesso c'è più voglia di riscatto rispetto alle altre settimane, però secondo me siamo tranquilli e andiamo a Trieste con la testa e la voglia giusta per rimediare alla sconfitta di sabato. Non sarà facile, però ce la metteremo tutta, ovviamente. Tu come hai visto da fuori la squadra, insomma, hai dovuto vedere 3-4 partite da fuori, che impressione ti dà dalla tribuna? Perché poi dalla tribuna si vede anche una partita no, di Brescia. No, ha fatto un'ottima impressione, siamo una squadra completa secondo me in ogni reparto e abbiamo la panchina lunga, abbiamo due squadre praticamente, chi entra, chi esce, non fa rimpiangere il compagno e questa è veramente una grande cosa e una gran cosa su cui lavorare e cercare di fare il meglio possibile. Tu quanta autonomia ti senti avere? Perché poi i discorsi che si fanno adesso è ma presenti magari a Trieste, parte al primo minuto, so che non decidi tu, so che ti piacerebbe. Io vorrei, però decide il mister, ovviamente magari non ho 90 minuti nelle gambe, però ovviamente pian piano cercheremo di trovare la condizione giusta. Io sto bene, il mister lo sa, ci parliamo tutti i giorni, come va, come non va, e adesso vediamo pian piano. C'è un bel po' di concorrenza lì davanti col tuo rientro, insomma numericamente siete tanti. No, siamo tanti, ma come ho già detto la concorrenza è sanissima, cioè siamo un gruppo
eccezionale, ragazzi stupendi, e questa cosa secondo me non si fa sentire ed è molto importante, perché il gruppo fa tanto, fa tantissimo. Infatti l'anno scorso quello ci ha portato in alto, speriamo di farlo anche quest'anno, dai. Però anche ogni settimana siete voi a metterlo in difficoltà, perché vi impegnate tutti al 110%. Sì, sì, le scelte le fa lui, però siamo noi che dobbiamo metterlo in difficoltà. Noi diamo tutto il massimo, poi lui decide, ma come ho già detto non c'è nessuna concorrenza strana, ok, chi gioca è contento, chi non è fuori aspetta il suo momento ed è contento comunque. Infatti si vede anche a fine partita che andiamo a esultare insieme, nessuno col broncio, non c'è nessuno qua che è scontento. Ritorni in uno stadio, scusami, che soltanto pochi mesi fa insomma ti ha regalato una grande gioia, forse una delle più grandi della carriera, no? Sì, speriamo ne porti un'altra, dai. Speriamo di sì. Senti, quando sei arrivato, mi ricordo che una delle frasi che avevi detto è che Triestina e Vicenza sulla carta sembravano più attrezzate del Padova, no? Poi in un mese e mezzo magari cambia tutto quanto. Adesso non è che voglio fare discorsi di un certo tipo, però effettivamente la Triestina ha perso tanti punti lungo il percorso in questa prima parte. Te l'aspettavi una cosa del genere? No, sinceramente non me l'aspettavo. Poi ovviamente all'inizio si fa tutti i calcoli e si guardano le squadre così, ovviamente sulla carta avrei detto Triestina, Vicenza. Adesso siamo lì noi e cercheremo di starci il più possibile. Domenica a te, ieri il Gallo 2 gol, adesso ripassa la palla a te o gioca prima lui? Non so, lui col Torino, non lo so come... quando gioca lui, si gioca sabato, domenica, che non si capisce mai. Comunque un bel passaggio di testimone che hai fatto. No? Infatti ho sentito ancora ieri sera, ha fatto 2 gol. Ci sentiamo sempre e questa cosa mi rende veramente orgoglioso, perché trovare dei amici così nel calcio è veramente raro. Poi uno come lui, ho sempre detto, c'ha tanti impegni, tante cose, però il tempo per messaggiarsi o sentirsi c'è sempre. Prima o dopo la partita vi siete sentiti? No, prima. Quindi di solito sempre fortuna? Prima, poi magari durante la settimana sì, vabbè, ci sentiamo telefonicamente. Bene, ottimo. Così. Dopo il gol ha dato un bacio alla tribuna, era per la moglie. Sì, era la santa donna che mi sopporta. Tra l'altro sabato, domenica torni a Trieste, lo stadio della promozione, quella dopo a Piacenza. Dove infatti, hai fatto la sto aspettando, sto aspettando anche quella, perché non mi ero lasciato benissimo con loro. Con Piacenza, però sì, mi ricorda anche la proposta che avevo fatto